Dalla redazione de Il Dolomiti sono Marta Manzoni e questo è Da Quassù, il podcast settimanale che parla di montagne e terre alte a 360 gradi. Bentornati a Da Quassù, un podcast nato per offrire diverse prospettive sulla montagna, dando voce a chi la vive, la studia e la ama. Le due ospiti di oggi sono Alice Russolo e Camilla Pizzini, fotografe outdoor professioniste, entrambe trentine e grandi appassionate di montagna. Alice e Camilla, voi siete testimoni privilegiate dei cambiamenti che avvengono sulle nostre montagne. Vi è mai capitato nel corso della vostra professione che vi venissero richieste delle fotografie che non dovessero mostrare le mutazioni dell'ambiente, per esempio la scarsa quantità di neve, magari per esigenze commerciali? Intanto ciao Marta, ciao Camilla, grazie dell'invito. Per quanto mi riguarda, per fortuna a me non è mai successo, dico per fortuna perché comunque spero che la mia fotografia, cioè, esprima spontaneità, autenticità, che è quello insomma che più mi piace, quindi non apprezzerei il fatto di dover occultare delle cose o rendere la realtà diversa. Dall'altra parte forse posso anche ritenermi fortunata perché diciamo che con i miei clienti c'è sempre un ottimo rapporto, un ottimo dialogo e quindi si va a scattare se le condizioni sono ottimali sia dal punto di vista se vogliamo meteorologico e quindi anche insomma dell'apparenza di questo e anche per un fattore della sicurezza. Quindi no, per fortuna non mi è mai successo questo. A te invece, Camilla. Allora, ciao a tutti e grazie Marta di questa occasione. A me purtroppo è capitato con alcuni clienti di ritrovarmi in situazioni nelle quali ho dovuto rimandare degli shooting perché le condizioni magari dell'ambiente o anche della montagna non erano adeguate rispetto alla brand communication che volevano portare e quindi magari è da un anno che rimando uno shooting per carenza di neve perché ovviamente quello che si vorrebbe far vedere è magari uno sciatore circondato da un ambiente tutto innevato e invece la situazione è quella della classica striscia di neve circondata da un prato giallo bruciato. E quindi un po' di invidia per Alice l'ho perché nonostante magari ci sia un bellissimo rapporto con i clienti a volte si rimane bloccati in questa situazione che ormai non è più variabile. Quali potenzialità ha la fotografia come strumento per documentare e divulgare il cambiamento climatico al fine di una narrazione onesta e trasparente del momento storico che stiamo vivendo? Secondo me la fotografia è lo strumento con la S maiuscola per documentare e comunque dimostrare a più persone possibili quello che è il cambiamento climatico e ci sono documentari ad esempio come sulle tracce dei ghiacciai che dimostrano chiaramente a magari distanze 50-60 anni come ghiacciai e intere montagne siano state completamente sconvolte dal cambiamento climatico, dall'innalzamento delle temperature e molto altro ancora. E probabilmente insieme al video la fotografia comunque rimane il miglior strumento per anche dimostrare in maniera concreta quanto il nostro mondo stia cambiando e quanto inevitabilmente nessuno stia facendo nulla. Tu Alice come la pensi? Ma io sono assolutamente d'accordo con Camilla che la fotografia è lo strumento. La fotografia, insomma, poi come diceva... se vogliamo citare un fotografo famoso che ormai non c'è più, insomma, Bresson è comunque lo strumento per fissare l'eternità in un attimo, quindi ci aiuta a documentare e a vedere per poi rivivere in un futuro quello che sta succedendo alle persone, al mondo e così come al cambiamento climatico. Si dice che la fotografia rubi l'anima delle persone, vale anche per la fotografia di montagna? Allora, questa domanda mi è piaciuta molto. Allora, in realtà io la penso in maniera leggermente diversa, o meglio mi piace un attimo ribaltare questa frase. Partendo dal presupposto che, tipo nel mio caso, cioè fotografia di montagna non è solo paesaggistica, ma spesso comprende delle persone, degli atleti, dei professionisti della montagna, o delle persone che vivono la montagna. Quindi più che rubargli l'anima, mi sembra un po' che loro mi lasciano entrare nella loro anima, cioè in casa loro, che si aprano. Quindi lo vedo un po' come, più come una sorta di invito.
e anche insomma, fotografie di montagna, appunto per me intesa con delle persone che la vivono, è aspetta che ti porto, cioè, a casa mia, in quello che è il mio luogo, mi sto aprendo a te e ti sto dicendo che cos'è per me la montagna, che cosa sono questi luoghi. Quindi lo vedo anche come un rapporto, se vuoi, adesso non voglio dire intimo, però insomma di conoscimento sia con il luogo che con la persona che vive questo luogo. Una sorta di apertura nel loro mondo. Quindi non mi sento di dirti che gli ruba l'anima, ma forse che ci si avvicina alla loro anima. Questo è il mio modo di vederlo. Non so se mi sono spiegata bene. Sì, assolutamente. Camilla, tu che idea ti sei fatta? Beh, io in realtà la montagna, secondo me, cioè, anch'io magari ho fatto molta fotografia paesaggistica, ma poi negli ultimi anni, similmente ad Alice, mi sono più ritrovata con tante persone in montagna e magari a doverli seguire o a dover fare magari uno shooting commerciale che documenta la montagna. E per me la montagna e la fotografia che comunque faccio non è mai stato tipo un rubare l'identità della montagna, ma magari cercare di comunicarla il più possibile e farla vedere nella sua pienezza. E spessissimo, indubbiamente, forse non è che rubiamo cioè siamo noi che rubiamo una parte di montagna e ce la portiamo a casa con questi ricordi. Fotografare la montagna significa spesso molto freddo e tanti metri di dislivello, con uno zaino pesante, pieno di attrezzatura. Secondo alcune persone è un lavoro da uomini. Voi come la pensate? Secondo me nel 2023 dire che è un lavoro da uomini è un po' anacronistico e infatti non apprezzo quando molte persone vedono la montagna come un ambiente principalmente dominato dagli uomini, anche perché questo toglie spazio invece a tutte quelle donne che in questo mondo ci vivono, ci lavorano e hanno un peso rilevante. E indubbiamente l'essere uomo e avere un 20% di massa muscolare in più ti favorisce in un ambiente del genere, però per fortuna come esseri viventi, pensanti, ci sono mille soluzioni che rendono questo lavoro e comunque questo ambiente frequentabile da chiunque, soprattutto dalle donne che poco alla volta stanno sempre più aumentando in numero e questo mi rende sempre più felice, soprattutto quando vedo magari delle persone giovani che si approcciano alla montagna e hanno voglia di investire tempo e fatica e migliorarsi in questi ambienti. Alice, tu cosa ne dici? Secondo me, cioè non ti direi che è un lavoro da uomini, insomma, comunque la fotografia di montagna, fotografia outdoor, fotografia sportiva. Sicuramente c'è una predominanza maschile, diciamo numerica nei fotografi e se vuoi anche un po' nell'ambiente, però tipo per la mia esperienza, cioè non mi sono mai sentita esclusa o della serie alla una donna magari non ci sta dietro, assolutamente, e anzi cioè, con un po' di presunzione posso dire che sono sempre stata felice di portare il mio punto di vista, anche se sì, magari è un ambiente più maschile o comunque un po' più ostile anche solo per le difficoltà fisiche, però ad esempio cioè, a me piace l'idea di conquistarmi il posto dove scattare, di scarpinare, di dire non è stato facile, perché alla fine, al di là della soddisfazione dello scatto, c'è anche il fatto che ci ho dovuto mettere del mio per scegliere il posto, la luce, il timing, eccetera, eccetera. Poi ci sono uomini che mi dicono, cioè fotografi, colleghi, che ma io quello che fai tu non sono disposto a farlo perché semplicemente non c'ho voglia. Quindi alla fine penso sia più una scelta nostra. Poi sì, come ha detto Camilla, forse abbiamo un po' di massa muscolare in meno e ci tocca allenarci un po' di più, però fa parte del gioco e anzi, per come la vedo io, è tutto positivo, è solo che un obiettivo, non un obiettivo fotografico, ma più di vita. Per molte persone la fotografia di montagna è il lavoro dei sogni. È davvero così? Avete un aneddoto che avete voglia di condividere? Per me la fotografia in montagna è stato un po' un sogno per tanti anni e da tante persone mi sono sempre sentita dire non potrei mai lavorare, non potrei mai fare quello come lavoro per vivere, perché non è un lavoro.
E quindi quando poi mi sono sentita un po' realizzata e sono riuscita a dare continuità, è stato proprio un sogno che si avverava e che poco alla volta si è tramutato in una giornata a volte da incubo, perché sfortunatamente la montagna ha anche i suoi lati negativi, che sono la fatica, il doversi comunque continuare ad allenare, le giornate al freddo, le giornate nelle quali hai il vento che ti sferza addosso del ghiaccio e ti chiedi perché ho scelto di fare questa vita. Però credo che nonostante tutto, quello che poi porti a casa come esperienza e anche come lavoro, come foto, ti ripaghi talmente tanto che il giorno dopo ti svegli sempre con la voglia di ripartire alle 5:30 di mattina, troppo presto. Però, tu prima. Alice? No, io sono... Cioè, condivido quello che dice Camilla e comunque cioè, io non mi vedrei diversamente. Cioè, alla fine, con una macchina fotografica in mano, sento di essere a mio agio. E anche se le condizioni sono difficili, non importa. Alla fine la nostra mente un po' le cose negative le dimentica. Per dirlo in termini fotografici, le desagora. Quindi poi alla fine rimane il positivo, rimane il ricordo, rimane le fotografie che uno porta a casa, le esperienze in sé, il fatto di essere amanti della montagna e di essere in montagna. Se vuoi la libertà di non avere un ufficio sopra la testa, ma di essere sempre a cielo aperto, con tutti i pro e i contro che può avere per il fattore meteorologico, il freddo, eccetera, eccetera, però non cambierei assolutamente. Se vuoi un aneddoto che mi fa sorridere, forse proprio perché uno mi vede così felice, entusiasta di quello che faccio, è che spesso mi dicono: ma lo fai per lavoro? Eh sì, certo. Forse non lo so se la loro domanda ha un minimo di invidia o se pensano che non ci si possa divertire così tanto lavorando, però la risposta è sì, si può. Grazie mille Alice e grazie mille Camilla. Grazie mille, ciao ragazze, ci vediamo in montagna. Grazie mille a tutte. Dalla redazione del Dolomiti per oggi è tutto. Ringrazio le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno seguiti e Climbing Radio per il supporto tecnico. Seguiteci sui canali social e sul dolomiti.it per riascoltare le altre puntate. L'appuntamento con Da Quassù è per la prossima settimana. Viva la montagna!